il derby. Voglio dire, può essere una partita che può significare un po' un riscatto? Tutte le partite sono difficili, tutte le partite c'è la sua storia. Ce l'abbiamo una settimana per pensare quello che dobbiamo fare, per mentalizzare a quello che non è stato fatto nell'ultima partita, per cercare di fare il meglio e provare su 90 minuti a fare 3 punti, che è l'obiettivo di ogni squadra. Eccoci con Rodrigo Taddei, questa è una giornata per cercare di impostare la mentalità giusta nei giovani che vogliono avvicinarsi allo sport secondo quelli che sono i veri valori. Allora lo chiediamo a te, che sei ormai un ragazzo che nello sport si è affermato, quali sono le difficoltà vere e quanti sono i sacrifici che bisogna affrontare per poi riuscire a sfondare davvero? Le difficoltà stanno fino a quando, da quando inizia fino a quando finisce la carriera, no? Se uno c'è la fame, c'è la voglia di fare lo sport fatto bene, c'è sempre la difficoltà, c'è sempre il sacrificio. E poi non è facile cambiare la mentalità dei giovani oggi, perché è sempre più difficile, i giovani sono sempre più autoritari, sentono di meno la famiglia, fanno un po' come vogliono loro, però penso che se facciamo tutto insieme possiamo dare un aiuto, non dico al 100%, però riuscire già un 50% sarebbe una grande vittoria. Io ho vinto lo scorso anno il mondiale, che non arrivava in Italia da 18 anni, e quindi mi sento appagato. Il 22 di dicembre di quest'anno ho dato l'addio alla motonautica, proprio perché, ecco, questo è importante per voi giovani, non trovavo più gli stimoli per continuare, perché per vincere bisogna lavorare, bisogna faticare. Ed eccoci con Fabio Bertolacci, un altro appuntamento sicuramente importante che punta sui valori dello sport da convogliare nei giovani e per cercare di sfruttare quello che è il loro entusiasmo, la loro voglia di fare. E oggi abbiamo avuto anche testimonianze di chi ce l'ha fatta e di chi è già arrivato. Insomma, è stato un confronto molto interessante. Sì, devo dire che questa iniziativa di Cambiare Davvero è stata un'iniziativa che io ho subito sposato per principi, perché poi tu sai, mi segui da tantissimi anni, quando ero ancora un atleta, sai quanto io amo lo sport, vengo da una famiglia di sportivi, ho tramandato questa passione anche a mio figlio. L'opportunità che mi ha dato di Cambiare Davvero, di far parte di questo gruppo che ha sul tavolo un tavolo importante con atleti molto molto importanti, è stato per me davvero un grande onore e spero di poter avere trasmesso quell'entusiasmo con la quale io vivo lo sport. A margine di quanto accaduto quest'oggi, sicuramente si è parlato di esempi, di esperienze virtuose che ai giovani che erano presenti quest'oggi non possono che aver fatto bene. Sì. Loro hanno avuto oggi un tavolo nel quale non nascondo che vedere accanto a me Rodrigo Taddei, la sua umanità, chi più di lui ha trasmesso quel senso del sacrificio, della sofferenza, di uno che è arrivato a fronte di tanti sacrifici che ha messo alle spalle. Hai sentito, si è commosso, parole importanti. Io penso che queste, proprio delle esperienze vissute da questi grandi atleti, sia di monito per quanti ambiscono a fare sport agonistico, però lo sia anche per chi vuol solo praticare lo sport, perché lo sport non è solo abbinamento ad alto livello, ma lo sport è anche lo sport di base, lo sport giovani, lo sport per i diversamente abili. Insomma, lo sport per la mia famiglia ha rappresentato e rappresenta uno stile di vita. Eccoci ora con Alessandro Onorato, capogruppo UDC Roma Capitale. Ancora una volta eccoci qui a parlare e a promuovere la cultura dello sport più autentico, partendo dai giovani, quello che poi è il futuro di quello che si sta cercando di impostare. Sì, un rapporto reale, immediato tra i giovani e i protagonisti dello sport era l'intento che avevamo in mente, quindi grazie all'Associazione Culturale Cambiare Davvero siamo riusciti a creare questo momento, mi sembra ottimamente riuscito, dove i ragazzi e le ragazze senza filtri particolari hanno potuto fare quelle domande che magari avrebbero voluto fare da tempo. Quindi questo era il senso, mi sembra raggiunto, e francamente è anche emersa un'umanità, un lato che magari da questi protagonisti dello sport non facilmente si riesce a vedere. Quindi davvero un'ottima giornata,
Voglio dire, poi sta a noi, a chi rappresenta le istituzioni, lavorare anche affinché all'interno dello sport ci sia così un impatto valoriale diverso rispetto a quello che noi vediamo. Quindi ci proviamo, ognuno mette il suo e andiamo avanti. Da questo punto di vista lo sport può essere tranquillamente interpretato come veicolo di sani valori anche all'interno, da trasportare all'interno della vita. In questo senso l'associazione Cambiare Davvero, un po' i reali fautori dell'organizzazione dell'evento di oggi, si stanno muovendo a 360 gradi. Oggi si parlava di sport, ma non solo, sono davvero tante le idee che questi ragazzi stanno cercando di sviluppare e di portare avanti. Ma sì, l'idea è molto semplice: mettere in movimento risorse fresche, risorse che talvolta la politica non riesce anche ad intercettare. L'associazionismo rappresenta questa grandissima ricchezza, cioè quella di poter unire giovani e meno giovani senza particolari vincoli che i partiti vanno a rappresentare. E nel caso di Cambiare Davvero ormai è una realtà enorme in tutto il Lazio, a Roma sta facendo tantissime iniziative, io sono uno dei promotori, però devo dire che il grande merito è di questa moltitudine di ragazze e ragazzi che insomma dallo sport a temi più complicati come la legge sul finanziamento pubblico dei partiti, passando per tematiche legate al lavoro o alle imprese e alla cultura, insomma, ecco, riescono a rappresentare quelle che sono le sfaccettature di una società che ha bisogno, ecco, di cambiare davvero, come dicono loro. Io credo che l'esempio di Roma Capitale, che ha dovuto ritirare la candidatura alle Olimpiadi, perché? Perché mancavano la tranquillità e la sicurezza in un periodo come questo di garantire la copertura economica. Ti dico che da dirigente sportivo so quanto costa far praticare lo sport e so quanto serve continuare ad essere ad alto livello. Il mio compito, penso di avere le capacità per poter dimostrare che lo sport deve essere sostenuto anche dalla politica e deve fare i conti da dirigente sportivo con la politica.